Allora, oggi parleremo di arte, di scultura in particolare, ma di tante altre cose e lo faremo con Nazareno Biondo. Ma prima di iniziare, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e a quello di Spotify in modo tale da non perdervi tutte le puntate di Spigola e di seguire Collateral Podcast su Instagram e TikTok. Iniziamo. Signori, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo, oggi con noi Nazareno Biondo. Ciao Nazareno, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato. Ma ci mancherebbe. Allora, prima di tutto, come stai? Io sto benissimo, sono molto forte. Ma E questa volevo. è una bellissima risposta. Di solito non si fa fatica a Sì, dirselo. no, di solito mi sento in imbarazzo perché sono troppo forte. Molto bello. Comunque, volevo fare gli auguri a mio papà perché oggi è il suo compleanno. Oh, auguri al papà di Nazaré, ma che bello. Quanti anni non si dice a prescindere perché va bene così, facciamo solo tanti auguri e Sì. basta. Ok. O gli vuoi dire qualcosa? No, non c'è bisogno, glielo dirai magari al telefono. Hai presente quella cosa? Telefonatevi Un'email. a casa una mail. Un'email. Comunicate tramite mail? Credo di no. Io partirei dall'inizio, però. Allora, come hai iniziato ad avvicinarti al mondo dell'arte? Ma soprattutto, quando hai deciso che avresti intrapreso il percorso scultoreo? Cioè, ci vuoi raccontare un po' i tuoi inizi da questo punto di vista? Sono troppo antico e non ho ricordi di quando ho deciso. Davvero? Cioè, no, tu non hai un momento in cui hai detto farò questo? Io ho dei ricordi che mi hanno raccontato perché quando già ero bambino mi chiedevano e io ero convinto proprio. Di farlo. Quindi sin da bambino. È una cosa Delle, che stiamo scoprendo. credo sia cominciato nelle vite precedenti. Questo è molto interessante. Ci credi, ovviamente, eh? Chissà. Te lo dico. Va bene. Mi fido. Tu hai studiato all'Accademia Albertina di Belle Arti. Che rapporto hai con la città di Torino? Ma vivi ancora lì, lavori lì? Torino è una città magica, io vivo sul pianeta e ho sempre insegnato, non ho mai studiato. Questa è una bellissima cosa, oltretutto. Dimmi una cosa, è vero che Torino è una città magica? La storia di Torino è piena, no? Di riferimenti al magico. Ne subisci il fascino? Sì, in realtà ho aggiunto anche molta storia alla città di Torino. Direi di Io sì. addirittura sono nato a Lanzo, dove c'è il Ponte del Diavolo. E che cos'è il Ponte del Diavolo? È un ponte antico medievale. E perché si chiama così? Perché in teoria ce n'è 11 nel mondo e soltanto perché non è mai più crollato dopo che si dice abbiano fatto un patto. Ah, col diavolo? Sì, Oh mamma. perché la prima anima che attraversava se la teneva. Oh mamma, che Quello in paura. particolare di Lanzo hanno fatto attraversare un cane, infatti il diavolo si era arrabbiato e ha fatto due pestoni su una pietra. Davvero? E ci sono queste orme che magari poi ha fatto l'acqua, o magari l'ho fatta io l'acqua. Esatto, ma. Però che cattiveria il cane, scusate, non devi Vero, prendersela, infatti, siete che matti, gente. ma terribile. Allora, tu fondamentalmente sei famoso per le tue sculture, ma come ti definisci all'interno del panorama artistico? Se ti definisci, possiamo chiamarti scultore o preferisci un'altra accezione? Di sicuro, non so, di solito dico artista scultore perché sia ci metto l'idea che poi la realizzo con le mie mani personalmente, senza l'uso di tecnologie avanzate oppure non ho assistenti. Ok, fai tutto tu con le tue mani. Sì. Ok, Di quindi possiamo dire artista scultore. solito Di solito funziona così. sì. Ok. Però in realtà Non ti definisci. esatto. Preferisci non definirti. Preferisco non esistere. Quindi il rapporto con l'esistenza, dato che l'hai tirato fuori tu, in che senso non esisti? Se vuoi spiegarmelo, puoi anche dire non te lo voglio spiegare. Alla fine non so, però se ci pensi ti rendi conto di esistere solo attraverso gli altri, altrimenti. Dici tu, vabbè, è vero, perché sei chiuso all'interno di te stesso e non ti rendi conto se agisci sull'esterno oppure no, mentre quando hai una manifestazione dell'altro, evidentemente ti rendi conto che c'è uno scambio. Questo è il senso. Ma parliamo però di materiali, perché essendo uno scultore, come si fa a non farlo? Quello con cui lavori oggi è il marmo.
Ma cosa ti ha portato a scegliere il marmo? Come è avvenuto il primo approccio con il materiale? In accademia, dopo? La prima scultura nel 2006 di marmo. Ok. Con la materia ci ho fatto i conti fin da ragazzo, spaccandomi tutto, anche fin da bimbo, tipo non ho ricordi di quando mi sono distrutto tutti i denti da latte. Quindi non ti ricordi com'è successo, te l'hanno detto evidentemente. Mi ricordo che non avevo i denti fino a una certa età. Oh, ma com'è successo? Sempre con un cane. Sempre con un cane. E torna il cane. Si chiedono sempre i punti. Dimmi se volevi aggiungere qualcosa. Nulla, parlavamo del marmo di Carrara. Esatto. In realtà, se vuoi fare scultura o è marmo e bronzo, dipende okay. dalla tua concezione se è quella di aggiungere o togliere. Tu sei più per aggiungere o per togliere? Io sono per togliere, sono per creare attraverso la distruzione. Ok. Quando è venuto Gonzalo Borondo, ne abbiamo parlato, il concetto no, michelangelesco del togliere il soverchio. Tu lavori in questa direzione qui. Sì, e poi in realtà la scelta del marmo è per superare la prova del tempo. È una bellissima idea, perché effettivamente se ci pensiamo, no, le sculture in marmo sopravvivono a... Oggi ne vediamo di alcune che hanno quanti anni? Mille? 1500? Poi, soprattutto se le seppellisci. Restano lì. Sì. Restano, le possono trovare dopo migliaia di anni intatte. Esatto. È uno dei miei progetti. Cioè, che cosa vuoi fare? Ma ci stai già pensando? Ci hai già pensato? Stai già realizzando? Ho già cominciato tutto. È tutto in segreto. Ok, quindi non diciamo nulla? No, puoi dire tutto. Me lo chiedi. Tutto. No, in realtà le stiamo connettendo a questi file che parlano sempre di autenticità e sono completamente l'opposto della materia. Certo. E niente, è tutto documentato che si troveranno tracce di dove sono. Quindi dobbiamo aspettare fondamentalmente. Chissà, se vedremo. Per le persone attente già hanno capito anche in alcuni posti dove, ad esempio a Torino, ho aperto una porta magica. E ho lasciato andare l'ultimo pezzo di una grande scultura che ho realizzato a Torino. Quindi, amici di Torino, sappiate che vi dovete un attimo aguzzare. Tipo che ho fatto questa 500 da un blocco di 15 certo. tonnellate e l'ho scavata tutta dentro, e cavando dal materiale che toglievo, okay. realizzavo lingotti e mazzette, tipo anche un po' per fare un paradosso sul fatto che dovevano essere scarti, invece diventavano qualcosa che rappresentava lusso. Ho visto. E l'ultimo di questi lingotti, ho aperto questo tombino che c'è in realtà in un punto preciso di un triangolo vertice, triangolo nero, tipo, che la chiamano la porta degli inferi. La notte di Natale nel 2021 ho lasciato cadere l'ultimo pezzo che ho cavato la 500 ed era un po' per mettere luce nell'oscurità. Si chiedono sempre i punti di riferimento ad un artista. Nel tuo caso sono davvero curioso di sapere quali sono. Se ce li hai, ma naturalmente in ambito scultura, in mille ambiti, se hai dei punti di riferimento, sia nella tua vita che nel tuo lavoro. Non ho capito la domanda. Punti di riferimento nella tua vita, se ce li hai, in se ce li hai avuti. Qualcuno che ti ha ispirato, che ti ha dato una scintilla, che ti ha lasciato qualcosa e quindi tu, grazie a quel qualcosa, sei in qualche modo andato verso la strada che hai intrapreso e che, insomma, percorri da anni. Sì, però queste sono cose private, non è che non le diciamo, non le diciamo. Ma infatti la cosa bella delle domande è che si può anche non rispondere. Entrando nel vivo però, vorrei provare a percorrere con te l'iter della creazione di un'opera a partire da un pezzo di marmo. Poi che cosa succede? Cioè, quali sono gli step che portano all'opera finita? Parlavamo di togliere, no? Sì, la parte più difficile in realtà è mettersi i vestiti già impolverati. Ok. E indossare la maschera. Certo, certamente. Una volta che riesco a far quello, non so, tipo si ferma il tempo e... Non ci sei più, ma c'è un altro te che sta facendo qualcosa e ti risvegli quando non è finito. Non so, è come una cosa magica, perché quello che immagino poi alla fine viene fuori, e anche mi rendo conto che magari sono passate veramente tantissime ore e in laboratorio non ho un orologio. Non ho, cioè, quando sei... Non c'è tempo. Cuffie, maschera, occhiali, fai polvere.
non c'è niente attorno. A volte non capisci neanche cosa sta succedendo, perché comunque uso degli strumenti come un flessibile oppure scalpelli, trapani, quindi facendo tanta polvere a volte, sai, lavori con la mente. Certamente, cioè, mi sono immaginato che tu ti risvegli in un certo senso e c'è l'opera finita in qualche modo. Lo scopro sempre il giorno dopo. Alla fine, certo. Nel tuo lavoro la creatività si limita soltanto alla fase di ideazione dell'opera oppure è parte integrante della realizzazione? Immagino che tu pensi a qualcosa e poi la realizzi, oppure è flusso di coscienza, mi verrebbe da dire. Alla fine sì. Flusso di coscienza. Sì. Anche, non so, è come se fosse già tutto accaduto e ce lo stiamo ricordando. Ok. Per fare, cioè per realizzare poi l'opera, quali sono gli strumenti necessari? Ne hai detti due. Il kit di tutti i giorni, quindi vestiti impolverati. Le mani. Quelle che ce le dobbiamo portare sempre dietro, quindi vestiti impolverati, maschera. Occhi aperti. E mente aperta anche, insieme agli occhi. E credo che però ci sia bisogno. Sì, comunque alla fine un sacco di limette, carta vetro, si leviga tutto, si rifinisce. La parte della rifinitura è una delle più importanti, perché poi è quello che dai a vedere a tutti. Certo, sono i dettagli che vengono fuori. Ci sia bisogno però, secondo me, di un luogo adatto alla lavorazione di un materiale del genere. Com'è il tuo studio? Eh sì, ha degli spazi molto ampi. E prima di cominciare in realtà l'avevo dipinto tutto di nero, e poi a forza di lavorare questa polvere ha cominciato a aggrapparsi, è diventato uno spazio molto bianco e un po' come la stanza dello spirito del tempo. Una bella citazione, questa. Dove superi i limiti e non hanno mai fine. È una bella cit, non diciamo di che, se sapete sapete, se no no. La cosa divertente è chi viene a trovarmi, che mi scopre, perché in realtà sono un po' nascosto sul pianeta. Chi riesce a individuarmi e trova questa stanza rimane, perché è tipo mezza surreale. Poi ho appeso un sacco di oggetti che pian piano si sono impolverati, quindi non capisci cosa è di marmo, cosa è reale. E tutti lasciano poi un segno con un dito sul muro, togliendo la polvere esce fuori il nero. E poi a forza di lavorare pian piano si... come si dimenticano. Certo, perché viene ricoperto di nuovo. Il marmo dove lo prendi? Ce lo puoi dire, eh? Cioè ti arriva direttamente, vai a prenderlo tu, lo selezioni prima? Dipende tutto dai progetti. Per le cose più importanti, certo, devi andare, ad esempio il blocco A500 sono andato più di una volta per capire insomma che cosa ti servisse. Sì. Se non l'avete mai visto, no, cercate. Proprio perché comunque era molto grande, quindi bisogna un attimo capire. Anche il trasporto immagino sarà stato complesso. Sì, devi organizzare tutti. Tante cose. Cercate su Google la 500 di Nazareno Biondo, perché sì, è una roba pazzesca. L'avevo messa nel po'. Esatto. Senza chiedere, così. Veramente non hai chiesto autorizzazioni, niente, l'hai buttata lì. All'improvviso. Tanta roba. Ho scoperto che c'era questo peletto elettronico dei Murazzi che scendeva un'ora al giorno per rifornire i locali e niente, siamo passati col camion. Sei andato. Permesso. E parlando di marmo però, quello a cui pensano subito tutti è il costo, no? Costa tanto. Possiamo dare a chi ci segue delle specifiche su quanto effettivamente possono essere i costi di produzione di un'opera come la 500? Io non ho mai comprato un pezzo di marmo. Perfetto, quindi non lo sai. Alla fine è parte del pianeta, cioè è il mio diritto andare lì a prendere quello che è. Ho bisogno. Certo, avvisiamo le forze dell'ordine. Una volta realizzato, poi cioè realizzando ogni pezzo a mano, quanto però anche qui, cioè ti faccio una domanda che secondo me non mi risponderai. Quanto tempo impieghi a realizzare un'opera? Il tempo necessario, ovviamente. Ma riesci a lavorare a più opere nello stesso momento oppure una alla volta? A volte entro in laboratorio pensando di fare una cosa, poi magari già il fatto che l'ho pensata non ho voglia di ripeterlo e allora faccio tutto un altro. Tutta un'altra cosa. Ma qui a Spigola sono passati a raccontarsi diversi creativi, no? E nel loro lavoro principalmente l'errore è concesso, ok? È tutto un errore dall'inizio alla fine. Io sono dell'idea che l'errore sia parte integrante del processo creativo, non possa essere eliminato. No, anzi è quello che ti permette di fare meglio dopo. Esattamente.
Per te quindi l'errore è parte integrante. Se succede, come si fa? Cioè, se tu stai facendo una scultura, sbagli, che si fa? Niente. No, in realtà non sbagli. Ok. Ma comunque magari hai fatto già una scelta sbagliata, quindi partenza, no? Cioè l'errore è a monte. Parliamo però un po' di soggetti, perché quando uno pensa a sculture in marmo, lo dicevamo anche prima, immediatamente pensiamo a una scultura classica, che ne so, Canova, no? Ma tu invece ti ispiri a oggetti della contemporaneità, oggetti sì. quotidiani. Come mai la scelta della quotidianità? In realtà volevo rappresentare un po' la società e il mondo in cui viviamo attraverso gli oggetti che l'uomo usa e consuma. E nulla, che in realtà poi all'interno di essi trovi, alla fine c'è uno stato d'animo della società collettiva, no? Certo, quindi, uno specchio. Sì. Ma qual è stato il primo oggetto che hai realizzato in marmo? Ho fatto una mela, un torsolo. Un torsolo di mela. Quanti anni fa, te lo ricordi? 2000. 2000, quindi un bel po' di anni fa, direi. Guardando il tuo profilo Instagram, dimmi. Non era solo un morso, era proprio tutta mangiata. Era solo il torsolo della mela. Possiamo andarlo a recuperare da qualche parte magari, eh? Perché io questa non l'ho vista. E l'ho sepolto. L'hai sepolta? Sì, trovate le coordinate. Però non le diciamo quali sono. Lasciamo, sì, andatevele a cercare le coordinate se volete. Ma è una caccia al tesoro, mica possiamo dare tutto. Guardando il tuo profilo Instagram, vediamo che le tue opere vengono collocate in contesti diversi. Cioè, la 500, abbiamo detto, sul Lungo Po, il mozzicone di sigaretta sulle spiagge, fino ad arrivare alle pillole a Times Square. Cosa ti porta a scegliere la destinazione di ciascuna delle opere? In realtà ogni volta che mi sposto dal laboratorio è un po' per seguire eventi dove magari mi hanno invitato, artistici, e niente, visitare mille città. No, è sempre qualcosa dietro con me, quindi lasci sì. delle cose. Ma quindi non ce l'hai già in mente mentre stai facendo l'opera? Questa la metto lì. Se è tutto già successo, non possiamo. Lo stiamo ricordando. Purtroppo c'è. Cioè, dipende un po' se è una roba temporale. Che cosa è successo prima? Ho fatto la foto, la scultura. Ok. Integrato ultimamente luci, suoni, non ultimamente, integrato nelle tue opere luci, suoni, andando oltre un po' il concetto di scultura, mi verrebbe da dire, classico, per come la conosciamo. Come hai deciso di andare in questa direzione? Però se tutto già deciso, era già deciso anche questo. Sì. No, in realtà vabbè, era la mia tesi, la luce e il suono attraverso il marmo. E non era. Volevo sperimentare queste due velocità attraverso una materia che in realtà è nella mente di tutti è immobile, poi in realtà non è così. Qualunque materia è in continuo movimento, no? È fatto di vibrazioni e frequenze, quindi certamente è bella, però l'idiosincrasia delle due cose è molto interessante. Ma concentriamoci sul presente. Concentriamoci su di me. Certo. Ci sono tutte le luci, guarda. Su che cosa sei impegnato in questo periodo? Che cosa è che impegna il tuo tempo, la tua mente? Sto facendo un podcast con Lateral. Sì? E poi? Sono stato a Miami per Art Basel, mi hanno invitato a Scope. Com'è stato? Com'è andare all'Art Basel di Miami? Se il tempo non è lì. No, in realtà non siamo in diretta e ancora deve succedere. Mi dispiace, ma come dicevamo... Però se ricordo il futuro, ho portato un sacco di bustine. Ci sono delle bustine. Sì, questa è la polvere della 500 con levigato. Posso? Certo, oh, per grazie. Te. Grazie mille. È polvere di marmo, eh? Non facciamo che poi... Non aprire e non usare. No, ci mancherebbe altro. Questa è una bomba. Polvere d'artista, perché in realtà se ci pensi lì, cioè, sono tipo 4 ore del mio tempo levigando, perché in realtà ha più valore quello che sottraggo, no? Certo. Che però in realtà dovrebbe essere tutti gli scultori buttano via. E invece il pezzo che resta è quello che non tocchi più, e però poi prende valore sul mercato, quindi è quasi tutto un paradosso, no? Assolutamente. Questo è molto più valore, più valore quello che è. Queste sono 4 ore del tuo lavoro qui dentro, intorno, più o meno. Senti una cosa, sappiamo che hai iniziato ad approcciarti al mondo degli NFT, giusto? A questo proposito però, pare
che l'hype, come si dice, iniziale stia un po' calando. Ma chi meglio di te può dirci se è così oppure no? In realtà quello che penso è che sono stato interessato a questo mondo perché in realtà parla di qualcosa di autentico. Certo. Quindi collegarlo a... E poi anche tipo l'opposto di quello che faccio, no? Alla fine dalla materia al digitale. E comunque parliamo di autenticità perché realizzo le opere con le mie mani nel marmo. E se vengono autenticate attraverso la blockchain, se ci pensi, sarebbe tutto archiviato. È molto interessante e connetto due mondi proprio... molto distanti, sì. È una cosa che ti contraddistingue, quanto stiamo capendo. Dal momento che lavori a livello internazionale, qual è la percezione al di fuori? Cioè, qual è la percezione che hanno di te fuori dall'Italia? Qual è la percezione che si ha magari degli artisti italiani fuori dai nostri confini? Quando capiscono che sei un artista e sei italiano, proprio già hai vinto tutto. Poi dopo che vedono quello che faccio, cioè, ancora di più, perché sei troppo forte, lo diciamo dall'inizio. Senti, a proposito dei tuoi progetti, puoi spoilerarci qualcosa sulle prossime tappe, prossime opere, cose che stai preparando? Sì, in realtà tutto quello che dite. Niente, ce la faccio. Se no, non ce la possiamo fare. Se no, vabbè, a parte Miami, che è incredibile. Questo progetto ho in previsione con i miei partner di Valuard di fare grandi cose. In realtà la scultura che sto facendo in laboratorio adesso si tratta tipo di un UFO crash. Wow. Cioè, c'è un piccolo pensatore alieno, dentro l'UFO ci sarà un proiettore che proietta, diciamo, delle cose, sì. Diciamo che cosa, naturalmente aspettiamo quello che pensa l'alieno. Allora, noi abbiamo fatto tutta la puntata con un'opera di Nazareno sul tavolo, se ce la vuoi un attimo descrivere. Sì, diciamo che questo è un pezzo di marmo, non è come avrete potuto pensare una canna gigante, un fiore. E nulla, è una scultura di marmo che molto contemporanea. Direi di sì. Come hai fatto a creare tutti i diversi colori? In realtà le dipingo come fosse arte. Lo è. Lo è. Lo è. Colori? Che e sono tipo colori a olio. Posso? Certo. Dura per sempre. Che bello. Il mio sogno. Però lasciamo perdere. Ed è, va più, bene. È più salutare. Decisamente sì, sarebbe veramente il sogno di tutti. Meraviglioso. È divertente che ogni volta che mi sposto appunto nel mondo, sempre questo tipo di cose nello zaino e in aeroporto, tipo... Sono dei problemi, secondo me. No, in realtà è divertente. Un sacco di polizia poi comincia a seguirmi e alcuni ho lasciato la polverina in regalo. Hai fatto bene. Comunque controllano tutto e nulla, alla fine è un minerale. Certo, ma fanno il test? Sì, no, sempre. No. Eh beh, certo, ci credo, giustamente, giustamente. Però abbiamo la coscienza pulita, quindi se lo possiamo fare. Esatto. Prima di salutarci però, ci devi dare un nome. A chi dobbiamo invitare? Il prossimo ospite di Spigola, ce lo devi dare tu. Ci sono diversi nomi che vi potrei consigliare, però ad esempio... sto andando a Miami con questo artista che si chiama Andrea Crespi e secondo me è interessante anche però parlare, quindi segniamo. Grazie mille Nazareno, è stato un piacere, grazie mille, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo, grazie ancora. Signori, ne abbiamo finito, alla prossima, peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.